Prossimo appuntamento con Radio Spazio Creativo e la sua stagione Oltre il microfono, Jean Tardieu, nostro assurdo quotidiano. Tardieu è un autore oggi poco ricordato e poco rappresentato in Italia, mentre fino a 20-30 anni fa molte compagnie sperimentali italiane lo mettevano in scena. Lo collochiamo molto rapidamente, basti dirvi che Tardieu era molto amico dei surrealisti, dei quali condivideva in qualche maniera la poetica, e che viene ancora oggi inserito in quello che fu definito il teatro dell'assurdo, quindi accanto a Ionesco, Beckett e Adam Hoff. Tardieu era anche poeta, ma questo mi sembra l'aspetto meno interessante, almeno per noi. Ciò che conta è il fatto che sviluppò una drammaturgia sia radiofonica sia teatrale di straordinaria, leggerissima cattiveria. Il nostro assurdo quotidiano, lo spettacolo di Jean Tardieu che stiamo provando in questi giorni, è uno spettacolo composto di 4 brevi pièce che sono Il Signorio, Oswald e Zenaide, C'è la folla al castello e Conversazione sinfonietta. Sono 4 brevi testi di teatro da camera che rispondono pienamente alle caratteristiche del teatro dell'assurdo, cioè bizzarrie linguistiche, stravolgimenti, eccetera, ma che a me piace anche considerare come testi di teatro antiborghese, come una volta si diceva e come credo che sia giusto dire. E infatti sono testi fortemente parodistici e diciamolo pure fortemente comici, nei quali si prende di mira, nel primo Il Signorio, il filosofare, l'interrogarsi dell'uomo su se stesso, sul suo destino, eccetera. Nel secondo, Oswald e Zenaide, i riti matrimoniali, del fidanzamento di una società borghese del dopoguerra. Nel terzo C'è la folla al castello, la mania dei gialli misteriosi, un po' gotici. E nel quarto e ultimo, che conclude il nostro spettacolo, Conversazione sinfonietta, c'è una parodia secondo me straordinaria, che è quella della musica sinfonica, della musica classica. Cosa si inventa in questo breve testo Tardieu? Si inventa una composizione da camera nella quale al posto degli strumenti ci sono le voci umane. Ma non si canta, badate bene, gli attori, e questo è il lato difficile della faccenda, gli attori si stanno impegnando proprio su una precisione musicale, ma applicata alla parola, al ritmo, all'intonazione. Che cosa suonano, fra virgolette, le parole dei nostri attori? Beh, suonano le banalità di tutti i giorni. Fa freddo, fa il brutto tempo, bel tempo, l'amore, i fantasmi e le banalità dei salotti che a Tardieu si diverte a stravolgere in questa pirotecnica invenzione alla quale naturalmente vi invitiamo. Io credo che questo assurdo di Tardieu risulterà molto divertente anche per il pubblico dei nostri anni, cioè per voi, se venite, visto che vi aspettiamo.